Era diventato in pochi giorni un caso internazionale, il rapimento a Città di Castello di Charlie, il cavallo ischitano più piccolo del mondo, il quale, con Bartolo Messina dell'Aragona Arabians, era impegnato nella Mostra Nazionale dei Cavalli. Assurto agli onori della cronaca in importanti e seguitissime trasmissioni televisive come lo Show dei Record su Canale 5, Charlie era conosciuto in tutto il mondo, avendo partecipato anche ad eventi equestri internazionali, e per il suo rilascio si erano mobilitati tutti, ma proprio tutti. In queste ore, per la felicità soprattutto dei bambini, lo sconcertante episodio che nei giorni scorsi lo aveva visto scomparire dal box in cui era in compagnia di altri due cavalli, dopo che ignoti avevano tagliato la rete di recinzione, ha avuto lo sperato lieto fine. Charlie è stato finalmente rilasciato. A darne notizia è stato lo stesso Bartolo Messina, che sul social network Facebook ha scritto: «Eccolo qui, grazie a tutti, ma veramente a tutti. Sì, perché se lo hanno lasciato andare è anche merito vostro, perché si sono resi conto di cosa avevano fatto. Il vostro tam-tam è stato forte. Era lontano tanti chilometri, due giorni a sperare, rincorrere voci, supposizioni e altro. E quando non ci speravo più, è saltato fuori. Una gioia immensa», ha terminato Bartolo. «Non dimenticherò mai quando ti ho rivisto oggi. Ancora non ci credo. Grazie a tutti, grazie a Dio, ai miei amici e alle forze dell'ordine. Bentornato a casa, Charlie».